Grazie signor Presidente. Colga questi colleghi applausi del PD. Preventivi. Applauso preventivo dai colleghi del PD. Grazie. Grazie signor Presidente, governo, colleghi, permettetemi in primis di ringraziare i relatori e tutti i commissari, i presidenti Bagnai e Girotto delle commissioni per il lavoro. Senatore Stefano, lasci parlare il collega. In commissione c'era un relatore, ma beh, se questo è l'argomento, aiuto. Per il lavoro svolto, i funzionari ovviamente, e anche lo spirito, onestamente devo riconoscere, di collaborazione che c'è stato all'interno delle commissioni, seppur ovviamente su posizioni differenti. Una citazione doverosa che probabilmente sarà compresa esclusivamente dai membri delle due commissioni congiunte per il senatore D'Alfonso, che ha una grandissima capacità lessicale, mi ha fatto quasi rimpiangere di non essere membro della sesta commissione. Quindi, diciamo, per un fatto personale, come posso dire, non si finisce mai di imparare. Questo governo, signor Presidente, attraverso una serie di provvedimenti, si è impegnato per il rilancio dell'economia, la dignità delle persone con particolare attenzione a quelle della soglia di povertà, la giusta aspettativa pensionistica, la sicurezza sia dei confini che delle nostre città e la giusta e sacrosanta determinazione nella lotta al traffico di esseri umani. Oggi siamo qui a parlare di un decreto che già dal suo nome dice molto, crescita economica. È proprio la crescita ciò che serve all'Italia per partire. Lo diceva bene prima il Vice Ministro Garavaglia, riempriamo l'Italia di gilet arancioni. Una serie di misure grandi e piccole per apportare miglioramenti per la vita dei cittadini, dei professionisti e delle imprese. Questo lo affermo non solo da Vicepresidente della Commissione Industria, Turismo e Commercio o da Senatore della Repubblica, ma da semplice cittadino di questo meraviglioso Paese. Ne voglio citare solo alcune di questi provvedimenti all'interno del decreto. Superammortamento per le piccole e medie imprese da investire in beni strumentali nuovi fino a 2,5 milioni. Rimborsi veloci sotto i 50.000 euro attraverso una corsia preferenziale per i crack bancari che vi dovrebbero far rizzare i capelli, cari colleghi del PD. Riapertura dei termini della rottamazione terra il 31 luglio 2019. Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Mine IRES, mobilità sostenibile. Settore del turismo e dell'agricoltura, dove abbiamo un ministro che si distingue tutti i giorni per efficienza e capacità. Nel settore del turismo, per esempio, l'inserimento del codice identificativo, strumento fondamentale per la lotta contro l'abusivismo nel settore ricettivo, misure sul turismo accessibile, rurale, di ritorno, misure rivolte alle categorie fragili, ad esempio per la disabilità e le famiglie numerose. La carta del turista, applicabile da subito, che consentirà al turista di acquistare con un unico strumento beni e servizi, dei trasporti all'ingresso dei luoghi di cultura, parchi giochi o prodotti enogastronomici. L'agricoltura. Nel decreto si equiparano con una norma di interpretazione autentica e retroattiva le società agricole, gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, al fine di includere nelle agevolazioni fiscali riconosciute ai fini IMU. Si introduce in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri un'agevolazione del 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding e per la realizzazione Italian Sounding, questo sconosciuto per il Partito Democratico. E per il triennio 2019-2021 ho previsto il cosiddetto voucher 3i, investire in innovazione per supportare start-up innovative. Questi, signor Presidente, l'ennesimo provvedimento di buonsenso promosso da questo governo e da questa maggioranza. Un'altra risposta concreta alle esigenze dei cittadini italiani, degli imprenditori e delle categorie produttive. L'ennesima di una lunga serie per far ripartire il nostro Paese, per far rialzare la testa all'Italia. Vede, signor Presidente, in queste settimane, ma forse dovrei dire in questi mesi, ne abbiamo sentite di lette di ogni tipo. Tutti contro questo governo, tutti contro questa maggioranza. Ci hanno definito in molti modi, da rozzi a bifolchi, a incapaci, lo ha detto prima il senatore Renzi, con poca memoria in realtà. Ogni giorno si inventano diversi divisioni e litigi. Grandi esperti, grandi scrittori che presentano i libri sulle barche delle ONG, grandi professori, grandi giornali,
quotidianamente l'attacco, ci fa pensare che probabilmente siamo davvero sulla strada giusta. Questo è un ammutinamento, un complotto. Eppure alla prova dei fatti questo governo con il ministro Salvini è quello che ha chiuso i porti, ridotto drasticamente. È una battuta. Prendetelo, poi ridere, su, dai. Meno, ragazzi, meno. È quello che ha chiuso i porti, ridotto drasticamente l'immigrazione clandestina, è quello che ha ottenuto 400, è iniziato a rottamare la legge Fornero, è quello che ha approvato la flat tax, la sta ancora portando avanti, è quello che ha dato via libera al decreto sicurezza, ha dato più potere agli amministratori locali per contrastare il degrado, è quello che ha sostenuto concretamente i piccoli comuni, quelli sconosciuti da parte vostra, che ha cofinanziamenti vitali per il loro funzionamento. È quello che ha finanziato con 250 milioni perpetui le province italiane, che le avete abolite. Vi dovreste vergognare per questa cosa. Avete tolto ai territori un punto di riferimento. Lo avete fatto voi, lo ha fatto Monti, lo ha fatto Del Rio. Vi siete dimenticati di questo paese. Questa è la verità. Come non citare poi da ligure, e ne sono orgoglioso, l'impegno senza precedenti per Genova dopo il tragico crollo dello scorso agosto. Signor Presidente, non ricordo negli ultimi decenni, e sono a prova di smentita, così tanta attenzione da parte di un esecutivo per un territorio colpito da un'emergenza. È un governo, finalmente, che va a contrattare in Europa non più come accadeva in passato, in posizione subordinata, ma per far valere le proprie ragioni, stanchi di subire, con la consapevolezza che questo, signor Presidente, è un grande, grande paese. Queste sono misure che ci chiedeva la gente, risposte di buonsenso, proprio come quella di oggi, che si affiancano a tutti i risultati ottenuti fino ad oggi. Ancora una volta la Lega, la maggioranza e il governo passano dalle parole ai fatti. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, dicendo che comprendo, io un po' vi comprendo, comprendo l'agitazione, il disagio, la frustrazione, che non deriva da questo provvedimento, signor Presidente, non deriva da qua. Deriva probabilmente perché tutti i provvedimenti che mano a mano questo governo ha approvato stanno dando le risposte a quell'elettorato, a quelle persone a cui loro si sono sempre rivolti per ottenere un consenso, fallendo miseramente, e parlo dei poveri, degli ultimi, delle piccole e delle medie imprese, dei commercianti, degli agricoltori, del tessuto sociale, che forse per la prima volta si vedono davvero al centro dell'agenda di una classe politica, di un governo. E poi è bello ascoltare l'ennesimo comizio del senatore Renzi, che non se vegge mai, viene ogni tanto, soprattutto quando c'è una fiducia, ci viene a dare consigli, il quale, anziché parlare del decreto, ha parlato del nulla, in stile tuttologo, De Noatri, ovviamente. Del resto, l'unico pubblico che ormai può avere è questo qui. E ci pagano anche per starlo a sentire. È uno spettacolo, una meraviglia. Le piazze ormai le frequenta solo per sedersi nei dehors a rimirare dei tramonti. Il check-up, caro Presidente Renzi, ex Presidente Renzi, gliel'hanno fatto gli italiani, e le hanno fatto un check-up da testa a piedi. Del resto, se il Partito Democratico, nel suo laborioso, complicato percorso di cambiamento, con le loro lotte intestine, interne, con i loro confronti, come li amano chiamare loro, eleggono un segretario, alla prima domanda che gli viene rivolta: quale sarebbe, segretario, il primo provvedimento se fosse al governo? La risposta del nostro uomo è stata lo ius solis. Ma bravi, io vi prego, non cambiate mai, non cambiate mai, siete il nostro miglior sponsor. Grazie, signor Presidente.